subito con un'ampia pagina politica, con la candidatura ufficiale di Sara Funaro per quanto riguarda le comunali di Firenze. Il PD fiorentino dovrà ricucire alcune fratture, non soltanto quella con Cecilia Del Re, ma anche con la linea che Marco Furfaro, numero 2 del partito, aveva indicato meno di un mese fa. Allora ce ne parla Alessio Poggioni. Era il 18 novembre scorso e a pagina 3 del Corriere Fiorentino compariva una lunga intervista al braccio destro di Elly Schlein, Marco Furfaro, pistoiese di nascita, aglianese di adozione, eletto nel collegio pratese a ottobre dello scorso anno. Tra i vari temi toccati anche le elezioni fiorentine e la scelta del candidato del PD, che già all'epoca era indirizzata su Sara Funaro, un nome che per Furfaro garantiva però una continuità con la giunta Nardella, che invece andava superata. Io credo che lui e la sua giunta abbiano governato complessivamente bene, ma questo non può voler dire vivere di rendita, c'è bisogno di un cambiamento. La frase, lapidaria quasi quanto un monito, visto che arriva dal numero 2 del partito, è stata sconfessata lunedì quando l'assemblea a larga maggioranza ha dato il mandato proprio a Sara Funaro di correre come candidata sindaca del centro-sinistra. Alla spaccatura denunciata da Cecilia Del Re e sancita dal drappello di voti pur esiguo che ha raccolto a favore delle primarie, si aggiunge dunque quella di un partito locale che non segue le indicazioni del nazionale, o meglio del deputato De Agliana, che auspicava probabilmente un finale diverso. Ha prevalso evidentemente l'autonomia del gruppo dirigente locale, o almeno di una parte di esso, e anche la scelta più conciliante possibile con chi, come il sindaco uscente Nardella, ha parecchio peso in città e nei circoli. Il movimentismo e lo spoil system del nuovo corso del Nazareno per ora resta dunque su carta e il gruppo Schlein è pronto a rivendicare la candidata come propria. Del resto la divisione tra correnti in questo periodo rischia di essere parecchio dannosa, visto che oltre alle questioni interne c'è da affrontare anche quella della possibile coalizione. Se è vero che Sinistra Italiana, ad oggi alleata del PD, ha possibilità di veto sui nuovi ingressi nella squadra, l'ipotesi di accordo con Italia Viva diventa sempre più difficile e a quel punto potrebbe profilarsi una sfida Funaro-Saccardi. Ma su questo bisogna aspettare sabato, quando Renzi detterà la linea ai suoi con una conferenza stampa in città. E sempre in tema di politiche, sempre in tema di comunali, Gianni ha comunque affermato che non ci saranno processi alle intenzioni per quanto riguarda la candidatura eventuale di Stefania Saccardi. Sentiamolo. È stato uno dei fautori del tentativo di riappacificazione e riunione del Partito Democratico. Adesso c'è Sara Funaro candidato, ma Cecilia Del Re non sembra intenzionata a un proseguio tranquillo della campagna elettorale. Si parla anche di ricorso al TAR. Cosa può succedere adesso? Ma io metterei in positivo le cose. Adesso c'è un punto di riferimento. Sara Funaro è stata votata da più di 130, mi sembra 132, 133 membri dell'Assemblea. A votare contro sono stati 24, quindi una larghissima maggioranza. E cerchiamo di costruire intorno a Sara un programma che possa dare il senso di una prospettiva importante di sviluppo di Firenze. E io, come Presidente della Regione, cercherò questo programma di corroborarlo con le iniziative che la Regione sta facendo. Che riflessi ci saranno sulla Giunta regionale se la Vicepresidente Saccardi correrà da sola per Italia Viva contro il PD? Non facciamo processi alle intenzioni, io non ho visto ancora nessuna presa di posizione. Ma per Italia Viva le possibilità di un accordo ad oggi non sono semplici, cresce l'attesa per la conferenza stampa di Renzi questo sabato alle Murate a Firenze. Sentiamo le parole del consigliere regionale Stefano Scaramelli. Allora la vostra candidata per Firenze sarà Stefania Saccardi? No, ma questo non sta a me dirlo, ovviamente c'è una conferenza stampa convocata dal presidente Renzi insieme a Stefania sabato, aspettiamo sabato. Credo che in questo momento si stia verificando una condizione politica un po' paradossale, dove il PD è schiavo di veti fatti di partiti che mettono veti ma non hanno voti, penso a Sinistra Italiana, e credo che sia surreale uno spostamento di un asse che abbandona una stagione riformista del Partito Democratico, che rinnega se stesso, che rinnega le primarie come strumento di definizione delle proprie candidature e soprattutto mette, diciamo, un alto a un partito che come Italia Viva, a mio avviso, ha dimostrato in questi anni, per esempio nella regione toscana, di essere determinanti nel governo della regione. Se pensiamo che i nostri voti sono stati soltanto nell'ultimo mese determinanti per fare il piano dei rifiuti, senza i quali non ci sarebbe stata una maggioranza in questa regione e senza di noi non si sarebbe votata l'ultima variazione di bilancio, entriamo in un mese nel quale
ci apprestiamo a votare il bilancio del 2024 facciano loro, insomma. Ecco, quindi ci potranno essere delle ripercussioni proprio in regione? Ma questo valuteremo atto per atto nel merito delle singole questioni. Siamo legati da un principio che è quello di buon governo di questa regione, siamo consapevoli che siamo stati fino adesso determinanti nel sostenere questa maggioranza, l'abbiamo dimostrato nei numeri, nei fatti e negli atti che abbiamo prodotto. Lutto nel mondo della politica e del terzo settore in Toscana per la scomparsa all'età di 79 anni di Massimo Toschi, nato a Porcari in provincia di Lucca, disabile a causa della poliomielite, è stato assessore regionale e paladino della pace e dei diritti delle persone disabili. E ora torniamo a parlare della vicenda Piombino, del polo industriale, Metinvest tra Metal S.p.A., azienda leader nella produzione di lamiere, per un confronto sul progetto di investimento siderurgico a Piombino. Si è incontrata anche con Presidente Giani, l'occasione per approfondire una possibilità di investimento per la città e per tutta, diciamo, l'attività siderurgica. Con il nuovo gruppo italo-ucraino potranno convivere le attività di laminazione e i prodotti di JSW, favorendo occupazione, innovazione e sviluppo. Ma ha seguito il tutto Chiara Valentina, con la quale ci colleghiamo. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno. Tempi certi ancora non ce ne sono, ma effettivamente si fa sempre più concreta l'ipotesi di una rinascita del polo siderurgico di Piombino. Ricordiamo che l'alto forno dell'allora Lucchini è spento dal 2014, ma potrebbe riaccendersi in un'altra forma grazie a un nuovo progetto per le acciaierie di cui si è iniziato a parlare un mese e mezzo fa. Il colosso siderurgico ucraino Metinvest e la società friulana Danieli, che è leader nelle tecnologie del settore, sostanzialmente costruisce forni elettrici per la produzione di acciaio verde, hanno presentato un progetto green, anche il forno infatti sarà elettrico, per la produzione di 2,7 tonnellate di acciaio a partire dal 2027, queste ovviamente sono le intenzioni. Un impianto nuovo che non si sostituirebbe a quello di GSV, anzi ne garantirebbe la convivenza. Gli uni infatti produrrebbero acciaio piano, mentre gli altri lungo, insomma le rotaie. Ci sono ancora ovviamente questioni da chiarire riguardo alle concessioni, ma dopo un iniziale scetticismo anche GSV sarebbe favorevole a un accordo, anche perché Metinvest Danieli assorbirebbe 1.400 lavoratori, di cui 700 diretti, la cui cassa integrazione scade a gennaio. In ogni caso occorre un decreto del governo per permettere questa convivenza, con tanto di indennizi anche a Jindal GSV. La volontà di procedere da parte del ministro Urso c'è, il decreto però ancora no. Sicuramente c'è la volontà della regione toscana. Infatti questa mattina il presidente Giani ha incontrato proprio i rappresentanti di Metinvest Danieli, dopo che il progetto era già stato illustrato alla popolazione di Piombino ieri sera, alla presenza anche del sindaco, in un'assemblea pubblica. I piombinesi sono molto contenti, anche se un po' scettici, insomma volevano sapere di che si trattava, di questo progetto che ovviamente porterebbe posti di lavoro e non solo, anche proprio una riqualificazione dell'area, lo è anche la regione. Sentiamo proprio il presidente Giani su quelli che sono i punti ovviamente che riguardano la regione che avverranno da ora in poi. Abbiamo approfondito tutta una serie di aspetti che sono di competenza regionale, tutto il sistema delle autorizzazioni anche da un punto di vista ambientale, il sistema dei collegamenti, il sistema del rapporto nelle aree che sono chiaramente aree demaniali ma che richiedono interventi che possono essere fatti insieme alla regione. Pensate solo alle questioni delle bonifiche, è la regione che ha messo i 41 milioni nel fondo di sviluppo e coesione per arrivare a una prima parte di bonifiche delle aree. Ho visto davvero una volontà imprenditoriale, ma anche di grande attenzione al territorio, che consente a Metinvest Danieli di poter essere soggetto trainante nella produzione siderurgica e conseguentemente apre una fase nuova, una fase storica per Piombino e per la Toscana. Io ritengo che proprio il rigassificatore abbia acceso l'attenzione su Piombino e ci si renda conto che poi oggi Piombino
Torino anche per quello che riguarda le fonti energetiche che oggi portano il gas della nave di rigassificazione dal porto, dove sono tutte le acciaierie, fino alla dorsale nord-sud, un giorno sarà esattamente l'opposto, è dalla dorsale nord-sud che si porterà il gas per alimentare forni elettrici su cui un investimento come quello di Winston Danieli può maturare, crescere e portare a una produzione di acciaio che è rilevante e che ripropone Piombino nello scenario nazionale. Sono molto contento perché il lavoro di questi anni a Piombino in una mattinata come quello di stamani mi fa vedere la luce per un ruolo importante che la Toscana attraverso Piombino può avere nella produzione siderurgica nazionale. Ed è stata posta sotto sequestro la casa in cui ieri pomeriggio a Bagnaripoli si è sviluppato un incendio a causa del quale sarebbe deceduta una coppia di anziani coniugi. Il rogo sembra sia stato provocato da un cortocircuito, non vi sarebbero al momento tracce che lasciano ipotizzare una causa dolosa, però per escludere questa circostanza i vigili del fuoco faranno ulteriori accertamenti. Per custodire l'integrità dei luoghi è stato disposto il sequestro. Il terratetto dove la coppia di anziani viveva ha riportato gravi danni solo nel disimpegno dell'ingresso. I corpi dei coniugi, 82 anni lui e 80 lei, sono stati portati all'Istituto di Medicina Legale di Firenze in attesa dell'autopsia che dovrebbe essere disposta nelle prossime ore dalla Procura. E ora ci spostiamo sulla costa livornese, serve un tavolo tecnico per le opere a mare e il sostegno economico alle attività colpite dal maltempo. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, così chiede alla Regione e al Governo di tenere alta l'attenzione sulle mareggiate che hanno colpito duramente la costa. Rachele Campi. Il livello del mare si sta alzando e bisogna correre ai ripari per arginare ulteriori danni in caso di mareggiate, come quelle che hanno colpito la costa toscana negli ultimi mesi. Gli esperti già avanzano ipotesi, dalle barriere frangiflutti a un molo nuovo. A Livorno c'è chi pensa di poter guadagnare dalla costa una sessantina di metri per fermare le onde, formando una sorta di cordone dalla Bellana ad Antignano. Una sorta di isola come negli Emirati Arabi, ma non si può non tenere di conto del contesto e al momento il problema e la sensazione di avere un litorale diventato fragile resta. Due forti mareggiate senza precedenti, perché anche i nostri uffici hanno rilevato della protezione civile onde fino a 7 metri, cioè cosa che non era mai stata rilevata a Livorno. È successa all'inizio di novembre ed è successo adesso. E quindi noi ci dobbiamo interrogare su come questo cambiamento rende il nostro territorio più vulnerabile. Abbiamo visto i danni che ci sono stati. Intanto chiedo attenzione a livello regionale e nazionale su questo fronte, la possibilità di individuare gli interventi sotto il livello dell'acqua o con pennelli, scogli, fatti di scogli e di massi per limitare i rischi soprattutto nella zona Terrazza Mascagni, Pancaldi. E poi chiedo che tutti gli operatori del settore siano in qualche maniera supportati, soprattutto economicamente, per i danni che hanno subito. Andiamo a Pistoia per il premio Caponnetto, 300 studenti a scuola di legalità, oggi la consegna dei prestigiosi riconoscimenti. Patrizio Ceccarelli. Sauro Gori, fondatore della cooperativa In Cammino, che si occupa di reinserire persone svantaggiate nel mondo del lavoro, e Simona Forlini, volontaria di Mesa Popular, organizzazione di Bergamo che da anni opera per il sostegno di persone in difficoltà economiche e dei migranti, sono i vincitori dell'undicesima edizione del Premio Nazionale Antonino Caponnetto per la cultura della legalità, organizzato a Pistoia dalla Fondazione Un Raggio di Luce e Centro di Documentazione di Progetto Don Lorenzo Milani.
Stamani Gori e Forlini, insieme agli organizzatori del premio, hanno incontrato circa 300 studenti delle superiori al Teatro Bolognini di Pistoia, raccontando ognuno le proprie esperienze e lanciando messaggi di legalità. L'incontro con i ragazzi delle scuole la mattina è la parte, direi, più bella e per noi anche più importante del premio Caponnetto, perché vogliamo comunicare ai ragazzi quei valori che il giudice Antonino Caponnetto ha sempre portato avanti nella sua vita, quindi il rispetto degli altri, la cultura della legalità e essere onesti nella vita, come diceva il giudice, andare con la schiena dritta. Il messaggio è: cercate di non accontentarvi di quello che vi viene proposto come se fosse la normalità, di cercare di capire, di approfondire, di studiare le situazioni, di studiare la società in cui vivete, perché comunque spesso, purtroppo, nella storia e anche in questi tempi le leggi non sono in linea con la giustizia. Ma il consiglio credo più opportuno per me è che abbiano la consapevolezza che sono loro quelli che possano in qualche maniera, come dire, trasformare quello che in qualche modo non è buono, non è bello, ecco, nella nostra vita, nella nostra società. Con loro anche il figlio del giudice, che fu a capo negli anni Ottanta del pool antimafia di Palermo. Quello che il babbo andava a raccontare nelle scuole, diciamo, il sunto di quello che lui voleva dire ai ragazzi era sempre questo, di godere appieno della loro età, della loro meravigliosa età, e quindi seguire gli impulsi, no? Seguire queste onde forti che nascono dentro di loro e quindi sviluppare al meglio quello che erano i loro desideri. E adesso ci spostiamo a Prato, dove grazie a un restauro sono venuti alla luce degli affreschi dei primi del 600 nella chiesa di San Francesco. Alessandra Grati. Della loro presenza si era persa la memoria, ma adesso due affreschi del 600 sono tornati a mostrarsi agli occhi di fedeli e turisti. Il miracolo è avvenuto nella chiesa di San Francesco a Prato durante i restauri che hanno interessato l'abside. Gli ultimi, datati 1904, di fatto avevano alterato la struttura e nascosto i dipinti con dell'intonaco. Prima di tutto due monocromi, e quindi questa già è una cosa abbastanza singolare che ci fa riflettere sul loro significato particolare. Rappresentano due scene importanti per l'ordine francescano: uno è il sogno di Papa Innocenzo III e le stimmate di San Francesco. Io sarei orientata a datarli agli inizi del 600, nei primi decenni del 600, e in quell'ambito di pittori che gravitano attorno alla corte medicea. Ritrovate anche altre decorazioni e dipinti murali all'interno delle cappelle absidali. In quella di destra, dedicata a Sant'Antonio Abate, sono state recuperate due nicchie decorate, murate sempre nel corso degli interventi del 1902-1904. Era stato cancellato l'aspetto barocco della chiesa, tutte le tracce che c'erano, per ridare un aspetto trecentesco, che però era di fatto un falso storico. Non è possibile ritornare all'aspetto originario, perché ovviamente non esiste più. E alcuni elementi originali sono stati ritrovati e riportati fuori e sono molto importanti, per esempio le decorazioni dei sottomensola. Il costo totale del progetto di restauro dell'intera chiesa ammonta a 2,5 milioni di euro. Il 70% è coperto dai fondi dell'8 per mille della CEI, il restante è a carico della parrocchia. Di fondamentale importanza le donazioni dei privati e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. È il risultato di luce di ripristino della chiesa francescana conventuale. Bene, con questo è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci.